Buonasera a tutti, sono Daniela Ferdinandi e sono presidente del comitato Discarica Castelverde. Questa è la discarica di Castelverde. Buongiorno, Fabio Giussini, segretario del Comitato di Discarica Castelverde. Vi stiamo facendo vedere questo bel panorama con questo bacino che dovrebbe contenere i rifiuti inerti che ormai stiamo aspettando da parecchi anni per riqualificare questo territorio qui a Castelverde. Almeno questo si potrebbe fare tranquillamente perché ci sono i soldi già stanziati da parte delle ferrovie che ha versato al Comune di Roma, manca solo la gara d'appalto per definire questo scempio, diciamo. Ci sono parecchie malattie tumorali qui in zona che purtroppo non si può sapere se esattamente è dovuto a questo, però nella realtà ci sono molti tumori in questa parte di Castelverde, che è il capolinea di Castelverde 314. Dunque, diciamo una breve storia della discarica è importante per capire un po' proprio la vicenda di questa annosa vicenda e triste vicenda. Allora, la discarica nasce come cava, qui veniva praticamente venivano prese le pietre e quindi è rimasto questo enorme buco che poi un privato ha deciso di trasformarla in discarica abusiva, tant'è che ci sono stati oltre 100.000 tonnellate di rifiuti, di cui la metà tossico-nocivi. Il problema della discarica l'ha già in qualche maniera contestualizzato Fabio. Il problema della discarica è un problema che ha angosciato e angoscia ancora i cittadini di questo territorio che comunque vedono un nesso tra i tumori che si registrano in maniera esponenziale su tutto questo quadrante e non solo tumori maligni, ma anche l'asportazione della tiroide e la presenza di questa discarica. Il tema è che non c'è solo ed esclusivamente la discarica, ma su 300 metri noi abbiamo una discarica che non è stata bonificata totalmente, abbiamo poi un elettrodotto, abbiamo l'impatto della TAV e abbiamo anche il passaggio dell'A24, quindi abbiamo quattro grandi presenze di impatto su un territorio e tutto questo su 300 metri. La cosa più grave è che si doveva riavviare una riqualificazione e questa riqualificazione avveniva attraverso la realizzazione di un parco che avrebbe in qualche maniera avviato un territorio che per anni è stato massacrato, ma purtroppo attualmente in questo parco non c'è traccia di questo parco e non c'è traccia soprattutto delle opere di mitigazione ambientale che erano state promesse con il passaggio della TAV. Ma la cosa ancora più grave è che praticamente nella parte dove doveva venire il parco, perché qui si parla di tanti ettari di terreno, e nella parte di circa 10.000 metri dove doveva venire realizzato il parco, il municipio ha dato la disponibilità per la realizzazione di un traliccio di telefonia mobile. E questa cosa compromette ulteriormente questo territorio perché, e ritorniamo a dire che è un territorio che registra delle presenze di tumori maligni e di asportazione della tiroide e anche alcuni casi di leucemie. Quindi ci aspettavamo dall'amministrazione, proprio per quel principio di precauzione, che questo territorio venisse risparmiato da un ulteriore aggravio come quello che può essere un'antenna SRB, che sicuramente si va a sommare a tutti quanti già le gravi criticità che sono presenti su questa zona. Tu
Ci siamo spostati su un altro lato della discarica e potete vedere la vasca di stoccaggio e dove c'era appunto il materiale rosso, quello tossico nocivo. Davanti invece potete vedere i massi di materiale che è stato inertizzato, che è quello verde, che comunque non è tossico nocivo, ma sono cumuli e cumuli di polvere che con il vento si alzano e sono anni che sono rimasti così a cielo aperto. Invece se ci spostiamo sulla nostra destra, a pochissimi metri, possiamo vedere l'elettrodotto e questo palo molto alto, lì c'è l'impianto dell'elettrodotto, ecco lì, come vedete, ha una tensione altissima questo elettrodotto. Vicino all'elettrodotto subito c'è una piccola antenna SRB e subito ai limiti di quell'antenna SRB c'è la TAV, quindi passa l'alta velocità. Dietro perché l'alta velocità, su questo punto l'alta velocità e l'A24 sono vicinissime, dietro c'è l'A24, quindi la Roma Aquila e la tangenziale est che porta comunque a Roma e che ha, come sapete bene, un traffico molto intenso. Quindi su 300 metri abbiamo tutte queste criticità. E qui subito dopo la vasca di stoccaggio, neanche 30 metri dalla vasca di stoccaggio, è stata data la disponibilità per, come dicevo prima, per la stazione radio, quindi per SRB. E sinceramente è un territorio che non può supportare proprio, ecco, tutte queste criticità, questa somma di criticità, per quanto insomma già abbiamo detto precedentemente. Dobbiamo dire che noi comunque non lasceremo così in vano le nostre lotte per questo territorio, per questa discarica che ancora non viene bonificata e di questo parco che come opere di compensazione TAV ci devono dare, perché sono due le cose, una la bonifica e uno il parco come opere di compensazione, sono due cose separate. Noi speriamo che prima possibile venga definita questa bonifica, dove verranno poi messi della terra inerte sopra in modo tale da poter non respirare più, come stava dicendo Daniela, queste polveri sottili che potrebbero ancora creare danni, che sicuramente stanno creando danni. E in più questo parco, che questi cittadini di questo territorio, dopo aver visto e subito di tutto, da pezzettini di rifiuti tossici alle finestre, problemi respiratori e cose varie, poi non dico il fatto del cantiere che è stato aperto in 4-5 anni così a cielo aperto, diciamo che sarebbe giusto chiudere questo caso, questo diciamo disagio. Si sarà pure misteriosa e tenebrosa quando vuole fare